c'era la moto giusta, avevamo visto il 300, due tempi, 125, 200, non erano certo le moto che potevano concorrere o sperare di battagliare per le posizioni che contano. Bene, nell'85 la Girard aveva presentato il primo motore quattro tempi di grossa cilindrata, un 350, montato su una moto che era fuori strada, ma aveva solo la velleità, diciamo così, di fuori strada. Quindi il solito Repartino Rally prese questa moto con velleità fuori strada, rinforzò il telaio, aumentò la cilindrata del motore e con un prototipo si presentò nell'87 all'Italiano Motorelli con Andreini. Nell'88 la moto fu pilotata dal toscano Macchi e anche da Mandelli, ma non ne ho delle foto. E a fine del 88 questa moto si trasforma nell'RC600. L'RC600 viene presentata al Motor Show nel 1988 senza praticamente, diciamo così, il tempo per fare prove lunghissime. La moto non era ancora in produzione, perché la produzione si iniziò, io credo, intorno a febbraio-marzo di quell'anno, e già qualcuno pensava all'Africa. Bene, dicevo, a febbraio del 1989, con la moto ancora non in produzione, Gianni Perini invita ad Arcore il grandissimo Gilles Dallet, che aveva appena vinto la Dakar di quell'anno con la Honda, con la, diciamo così, non nascosta idea di poterlo portare in squadra per, diciamo così, guidare la neonata moto. Ecco dunque il senso della sua visita alla Girard. La casa di Arcore dispone di una buona monocilindrica a 4 valvole, la RC600 di imminente produzione. Perché non pensare ad uno sviluppo nella direzione della Dakar e non sognare magari un top rider come la Lee? Gianni Perini, il team manager Girard, ci fa un pensierino. La Lee avrebbe dovuto anche provarla, la RC600, ma poi non lo ha fatto, questioni delicate. A dimostrare le qualità ciclistiche della Girard è stato così Roberto Mandelli, pilota ufficiale del fuoristrada cosiddetto minore. Ma qual è il pensiero di Gilles riguardo ai monocilindrici? Dopotutto, le ultime quattro edizioni della Dakar sono andate ai bicilindrici Honda. La Lee pensa che il mono abbia dimostrato anche quest'anno di poter vincere. Il lato curioso è che il bicilindrico si è rivelato molto omogeneo nelle tappe tecniche e il mono invece molto affidabile in quelle veloci, un apparente controsenso dove c'è tutto il fascino della Dakar. I rally africani forse hanno conquistato un altro sfidante. Girard si sta buttando nella mischia. Con la Lee, perché no, sognare non è vietato. Abbiamo con noi Roberto Mandelli, che è stato uno dei piloti che su in sella alla Girard ha girato per l'Africa. Dove esattamente? Abbiamo fatto due volte Parigi-Dakar e la terza Parigi-Città del Capo. Sono 14.000 chilometri d'Africa. Ecco, e la cilindrata della moto e il tempo che avete percorso in pratica? La cilindrata della moto è 560, originale di serie, perché correvamo con una Silhouette derivata dalla serie. Potevamo cambiare solo sospensioni e serbatoi più grossi per la benzina, portati a 54 litri di benzina. Ecco, il tratto che le è rimasto particolarmente impresso per le difficoltà? E penso la prima Dakar nel 90, la tappa Nematidica in Mauritania, perché l'ho vinta io, quindi è una delle tappe che mi è rimasta più
impressa, sì. Abbiamo con noi Luigino Medardo, anche lui uno dei piloti africani della Gilera. Ecco, qual è il tragitto che ha fatto e in sella che moto? Diciamo, quando sono arrivato in Gilera siamo partiti con una moto che era derivata dalla serie, che è quella che vediamo qui dietro di me, con il numero 27, e dopo da lì siamo proseguiti poi con le moto un po' più preparate, per finire poi col prototipo con il 750. Ecco, il tratto che le è rimasto particolarmente impresso durante questa impresa africana? Allora, logicamente il deserto del Tenere è un po' il deserto più bello che c'è, e senz'altro quello mi ha lasciato dei bei ricordi, ecco, navigare con la bussola, belle cose, insomma. Progetti per il futuro? Io ormai sono datato per la moto, nel senso che ho corso più di 20 anni e adesso facciamo largo ai giovani, ecco. Abbiamo con noi il dottor Lucchini, che è presidente del Registro Storico Gilera. Bene, come è stato organizzato questo raduno? Ormai è una consuetudine, credo che sia il quinto anno che organizziamo questi, non tanto raduni quanto giorni della memoria li chiamerei, per ricordare lo stabilimento Gilera di Arcore. E quest'anno si parlerà con una persona molto interessante, l'ingegner Ciancamerla, che ha lavorato in Gilera, parlerà degli anni 70-92 fino al 93, che sono stati gli ultimi anni in cui lo stabilimento Gilera ha funzionato, con particolare riferimento alle corse africane. E vedrete le moto che sono qua dietro alle nostre spalle, e quindi la parte un po' più interessante di regolarismo fuori strada di questa marca. Abbiamo con noi l'ingegner Ciancamerla, che al tempo delle spedizioni africane della Gilera ci racconta un po' il risultato per l'azienda. Buongiorno a tutti, il risultato ovviamente fu un risultato eccellente, le moto dimostrarono l'affidabilità totale. Purtroppo non riuscimmo a sfruttarlo meglio per i noti eventi che portarono alla chiusura dello stabilimento di Arcore, ma i risultati sportivi sicuramente rimangono. Oggi sono contentissimo di aver riportato qua sia le moto, sia i piloti, sia i meccanici, che nessuno cita mai, ma invece sono le persone che normalmente faticano, non dormono per preparare le moto. Mi fa piacere avervi qua, ci sarà una presentazione in cui spiegherò un po' i risultati sportivi, spero di poter far ricordare quello che la Gilera è stata. Amici di Brianza Ciane, siamo qua col signor Renzo, che è il fortunato proprietario di questa Gilera molto particolare, addirittura ci ha detto che è un modello unico. E l'avevano fatto, è un prototipo. È stata fatta per l'esercito italiano, poi ne hanno ordinate solo 200 e che non le hanno fatte, quindi è rimasta nei magazzini e poi l'ho comprata io, e senza targa, ma io sono collezionista, non mi interessa. Ecco, quant'è di cilindrata e che particolare? Che... È uguale come le RC, no? Però è fatta con dei fari particolari, cioè diciamo che sono le richieste dell'ispettorato della motorizzazione. E poi questa parte anche senza batteria, che è importante, perché di solito alla batteria c'è il grosso problema. Ecco, sì. Io l'ho provata, vabbè, è una bella motoretta, tranquilla, non è un 600, però ha un bel spunto. Ecco, lei come rinomato collezionista della Gilera, ecco, quale modello preferisce tra tutti quelli che possiede? Beh, senz'altro la Gilera 4 cilindri. E basta, vabbè, poi direi che è ottimale la Saturno, che è quella più usata e anche quella che si guida meglio, soprattutto il parallelogramma, perché il telescopico è un po' troppo moderno per noi cultori delle moto d'epoca. Io ne ho qualcuno, ho anche delle Saturno da corsa, addirittura ho la Saturno che correva Gottfried Duke, ufficiale, con i numeri ufficiali e tutto. Non la uso perché dove vado? Vado. Ecco, allora, se dovessimo fare un paragone, fermo restando che vabbè, il processo tecnologico è sempre avanzato eccetera, ma cosa rimpiange sulle moto moderne rispetto a quelle vecchie?
Ma io di moto moderne non ne ho, in verità. Le moto vecchie hanno un'altra anima, poi io sono vecchio anch'io e quindi non saprei cosa dire. Forse rimpiango il motorino d'avviamento, perché queste Saturno qui ogni tanto danno una qui scalciata che non è molto molto salutare. No. Poi per il resto, le dirò di più, che io ero un accanito estimatore della moto Guzzi. Io ne avevo un 6 o 7, di cui anche un 3,5 bialbero, un 4 valvole da corsa. Poi un giorno mi ha fatto provare una Gilera, ho venduto tutto, ho cominciato, fra l'altro io abito qui a 2 km dalla Gilera, e sono andato sulla Gilera. Io la trovo più, come dire, più giusta per il mio carattere. Dopo c'è gente che le piace di più la Guzzi, insomma, le cose sono così.